Siamo contenti di essere qui e siamo contenti perché secondo me questo è un film che più da cinema e da DVD. Io non sono per quei fissati della saga. Questa cosa che adesso, oggi, il cinema si può vivere in altri modi, ma forse perché noi siamo già la prima generazione che ha visto la gran parte del cinema, non soltanto nelle sale, ma noi diciamo quarantenni e sotto 50, perché poi sono quasi 50 anni, ma voglio dire, determinato cinema l'abbiamo visto, poi in televisione, poi in videocassetta, adesso con i DVD, ora con iTunes, presto con i telefonini. A me piace il cinema visto ovunque. Mi piace proprio, ecco, ritornando alla libreria, una volta i libri erano volumoni allargati a mano da certosini che uno dopo l'altro se lo copiava ed era una cosa solo per pochi. Poi il volume, poi il volumetto, poi adesso c'è il tascabile e tu il libro non lo leggi per forza in silenzio nella tua torre d'avorio, sei in treno, sei in spiaggia, sei dove sei, te lo leggi. E il cinema fruito in questo modo a me piace. Poi certamente se sei in silenzio è una bella sala più bella, ma questo in particolare secondo me è il classico film da DVD che uno se lo mette a casa e se lo gode, quindi è una bella serata. Come nasce questo film è doveroso secondo me dirlo. È dalla, diciamo, forte volontà e tenacia di Sara Maestri, che è un'attrice guinese dove il romanzo si svolge e dove abbiamo girato, che con tenacia ha voluto, diciamo, dare la spinta a che questo film si facesse. Ovviamente poi ha dovuto intervenire là in film nelle persone Massimiliano e Valentina, che già vi ha presentato, e Massimiliano, quando abbiamo presentato questo film a Varese, ha fatto per me una battuta meravigliosa che ha preso l'applauso, perché lì dicevano: ma come i romani vengono a raccontare una storia Varesotta, Guinese, Piero Chiara, ma però noi abbiamo fatto, noi abbiamo detto, sì, però qua i soldi, perché la sedia è veramente, abbiamo messo noi da Roma, quindi sto pensando, non c'era Roma, non si faceva, che è fantastico in un'epopea di cinema e di quest'Italia purtroppo così divisa, e queste notizie calcistiche delle ultime ore ne danno un'ulteriore conferma di che follia ancora viviamo in questo paese. Quindi è un film italiano, ovviamente diciamo ambientato sulle rive del Lago Maggiore, però interpretato da italiani, prodotto da romani, e porto ovviamente i saluti del nostro protagonista Francesco Pannofino, che ironia della sorte è a Milano e tutto torna, e quindi per chi l'ha visto al cinema sarà un gradito ritorno. Io pure stasera me lo vedrò e sono pronto a domande. Potrei parlare ovviamente di Piero Chiara anche qualche dozzina di ore, ma non vi voglio annoiare e attendo altre suggestioni da voi. Bene, ed è che Giulio all'università ha studiato Sì, sì, la villa, sì. No, ma dillo, mi fa piacere, stavi dicendo grazie. Sapeva tutto di Piero Chiara quando è arrivato sul set, nel senso che per lui, che in effetti diciamo di questa costruzione del film è stato l'elemento fondamentale, ma l'ultimo ad arrivare, è stato come una sorta di destino già scritto, perché lui era, diciamo, il massimo esperto cinematografico moderno, vivente, su Piero Chiara, per cui è stato proprio il regista scelto dalla Lime, veramente scelto da Valentina e Massimiliano, ma assolutamente la persona giusta nel posto giusto. Ha trasformato quello che era un romanzo bellissimo, però datato sinceramente, in un film che è veramente una commedia divertente, per cui diciamo immagino che ci siano tra le persone che vedranno questo film i cultori del Chiara, perché mi sembra più che naturale. Però Giulio ha creato poi una commedia proprio che funziona nei tempi, che ci permette proprio di, come dire, di entrare in un mondo diverso, come ci accade sempre quando vediamo dei film in costume, perché qua c'è il costume, tra l'altro candidata Eva Silargento, la nostra costumista Laura Costantino. Costantino, E c'è tutto quello che sono degli ingredienti per poter sognare, per passare una bellissima serata, perché c'è il Lago Maggiore e io, diciamo, non sono nemmeno italiana, quindi su queste partite nord-sud mi fa tutto ridere, però con lui ho un forte legame anch'io.││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 
e sinceramente i posti come sono stati girati, avevamo un direttore della fotografia straordinario, e vedrete insomma delle immagini che sono veramente esclusive, diciamo è una specie di vacanza divertente questo film, perché è ricco di tanti tanti elementi, appunto costumi, scenografia, musiche, ricordi, perché sicuramente c'è anche questo elemento, è una trama che Giulio ha reso, diciamo, pur essendo una trama forte, l'ha resa leggera, l'ha resa fruibile, per cui è una serata assolutamente godibile. Il mio personaggio poi in particolare è molto godibile, non dirò altro. C'è una cosa, rubo solo, ma perché mi spoglia anche del ruolo, ecco, mi spoglia anche del ruolo di cronista parlamentare di anni di inviato e altro, rivedendo il film e rileggendo il libro, ma prendo per spunto anche poi quel passaggio del trailer, quello dove Bonofino c'è la secchietta d'acqua, vi denuncio, ecco, è tipico italiano, quello non morirà mai, 900, 2000, 3000 sarà sempre così, perché oggi c'è sempre qualcuno, e ahimè mi succede, che ti dice ti querelo, all'epoca diceva ti denuncio, oggi ti querelo, ma è un vizio ed un vizio tipicamente italiano che in quel film venne fotografato in maniera perfetta, perfetta. Perché è vero, come diceva prima, in qualche modo una delle critiche forti che è stata fatta per Oviare è quella di essere collocato temporalmente in quel periodo, cioè molto datato. Ed è poi un limite di molta letteratura italiana, da Fiorentino penso a Vasco Pratolini, con tutti i suoi film, con le sue narrazioni molto epiche di Firenze. Però se poi si prende delle porzioni all'interno di questi libri, torno a ripetere, c'è molta più attualità di quanto non ci sia nei romanzi scritti oggi che cercano di proiettare sul futuro. Solo una cosa voglio chiedere a tutte e due, ma questo perché, come dire, il mestiere in qualche modo mi resta sempre addosso, sia a Giulio che Eliana, cioè l'età, l'Alzheimer che inizia a colpire in maniera dura. Il cinema italiano oggi in che direzione sta andando? E soprattutto nel gioco del ping pong, è poi vero che c'è in questo cinema italiano molta più componente femminile che maschile? Ma il cinema italiano è sempre difficile, diciamo, generalizzare, no? Come immagini, però tu sei giornalista e voi la vostra caratteristica principale. Quindi mi pare, diciamo, l'anno passerà negli anni positivi, questo qui è un anno che il cinema italiano ha vinto l'Oscar. E questo, piaccia o non piaccia, il film che lo ha vinto, a me piace, è positivo per tutti, perché dà energia, perché appunto se ne riparla, perché poi quando uno anche all'estero dice sono un regista italiano, è un po' come quando giochi a pallone e sei campione del mondo, cioè è un rebound che va poi su tutti noi, quindi passerà come annata positiva. Per scendere nello specifico, in questo caso a me, quest'anno ho avuto veramente il privilegio quasi unico di avere due film nelle sale, quindi posso dire bene. E in genere, purtroppo, invece, proprio le recenti cronache, noi sai che lunedì mattina andiamo a guardare il box office, piange, quello piange in questo momento, però poi come il dopo partita, le scuse sono tante, è una stagione molto calda, non sono usciti titoli forti, quindi speriamo che ci si possa riprendere, soprattutto verso i primi di dicembre, quando esce il mio papà, che conoscerò come che un mini spot. No, direi che io, diciamo, concordo con Giulio, nel senso che secondo me è un anno dove tutto intorno diciamo, sembra un po', volete crollare tutto come canta Mengoni, però al tempo stesso il cinema rimane il re di niente, nel senso che noi non siamo indispensabili alla vita degli esseri umani, la crisi c'è, non possiamo salvarli, però sicuramente possiamo aiutare a vivere meglio e il cinema in questo rimane uno specchio di una speranza futura, di una attualità per alcuni film e anche di un, come dire, di un punto verso l'alto messo da Sorrentino che implica da parte di tutta la categoria un impegno maggiore, no? Perché comunque uno poi, come dice lui, quando una squadra ha vinto il mondiale tutti si sentono
diciamo in qualche modo di aver partecipato a questa vittoria. Questo significa comunque che tutti quei privilegiati, perché mi rendo conto che il lavoro è cambiato, però quelli che ancora riescono a farlo e che continuano a farlo e che sicuramente continueranno a farlo, vogliono andare dove l'asticella è più alta. Quindi secondo me il cinema italiano è migliorato, è più interessante. Gli incassi non è che non siano andati bene con il cinema italiano, non sono andati bene tutto perché faceva caldo, la gente non c'è andata. È vero che esistono i DVD, esiste Sky, è vero che le persone vedono ormai i film in tanti modi, come succede però un po' dappertutto nel mondo. Da noi potremmo, diciamo, migliorare le sale, ci sono tante cose che si possono fare, però insomma questa è la nostra realtà, lamentarsi non serve. Io penso che serva sempre di più stare sui contenuti e vedo che per esempio parlare di nuove generazioni, come per esempio Giulio fa questo film nuovo, no? Quando dice mio papà, che parla comunque di un padre con un bambino che non nessuno può svelare troppo, però parla di temi nuovi, che sono quelli che secondo me faranno andare la gente al cinema. La gente non ci va se è qualcosa che ha già visto e che costa come un film americano, ma che non riguarda la sua vita. Nel momento in cui invece riguarda la sua vita e quella futura, cioè i figli, le cose, sono argomenti che coinvolgono di più, per cui bisogna un po' pensare a cosa si va a produrre, come vengono spesi i soldi, che siano film con capacità d'astrazione come Sorrentino o che siano tematiche veramente attuali, ma non già viste, attuali in avanti. Quindi io penso che comunque, diciamo, il cinema continuerà a esistere sicuramente. La componente femminile che Giulio è quello che noi abbiamo preparato. La componente femminile l'abbiamo vista ad Alba Venezia. Tu quando dici le cose quindi, hai già in mente la risposta. Io te la do volentieri perché sono, diciamo, io vedo intorno a me sicuramente attori e attrici di grande livello, sicuramente migliorati rispetto agli anni passati, ma questo non è solo attori, proprio sono tutti. Ovviamente le donne, un po' il loro momento questo, ma questo è il loro momento in assoluto, no? Diciamo, si va un po' a giusto, mi spiace un po' così. È successo questo, c'è tanta voglia di dire, di comunicare e di essere precisi in quello che si comunica e quindi vediamo attrici di enorme talento come Anna Barbara, eccetera. Prego. C'era una domanda, ci siamo dimenticati di dire un premio che ha vinto la sceneggiatura Venezia. Ah, sì. Cioè direi che quando diciamo che tutto cambia ma niente cambia, la qualità di questo film comunque credo che sia sotto gli occhi di chi l'ha visto e lo vedrà, però che la sceneggiatura evidentemente ha avuto un'importanza, se vogliamo dirlo bene, grazie. Mi fa piacere, grazie che sia stato ricordato. Grazie. Non era elegante che lo dicessi, però diciamo, il premio Kineo di Amanti a Venezia ha vinto il premio come migliore sceneggiatura, che ho avuto così la fortuna di scrivere insieme a Dino Gentili, che è scritto insieme a noi, ma dico la fortuna perché, come ha ricordato Eliana, Piero Chiara l'ho sempre frequentato, lo conoscevo bene, avevo i meridiani, voi sapete benissimo, siamo in una Feltrinelli, però che importanza hanno i meridiani della Mondadori, cioè praticamente l'opera Omnia soltanto rari autori riescono ad avere, e quindi è stata un po' una sorpresa, un grande piacere. Io scherzando dico sempre che mio figlio la sera che sono tornato col premio Kineo a Venezia in mano ha detto: papà, volevi fare l'attore, puoi fare regista, ma vinci premi come sceneggiatore. Perché la volta precedente anche, diciamo, ho avuto un'altra fortuna di curare l'adattamento cine-televisivo della Donna della Domenica, che è stato un altro grandissimo successo degli anni 70 di Frontera Lucentini, dove vinsi il premio Efebo come sceneggiatore, quindi anche qui, diciamo, mi riconfermo come sceneggiatore. Mi fa piacere, in un posto di libri, ricordare questa cosa, ma soprattutto perché, come dire, ho mantenuto fede, credo, allo spirito di Piero Chiara. E tradendo, questa è stata una cosa che abbiamo dibattuto molto in conferenza stampa quando si presentò il film. Piero Chiara voleva fare per la prima volta nella sua vita la regia di un film, di un suo libro, di questo qui.
e si era tradito molto. Noi abbiamo lavorato anche su materiale abbastanza di prima mano, cioè le correzioni continue che lui faceva sul finale, le idee che lui voleva mettere, quindi soprattutto in quella direzione ha cercato di essere fedele, cioè voleva finire il film con dei quadri di Daumier, quindi sono questi quadri di un espressionista francese con facce molto forti, una caratterizzazione molto non leggera, no? E questo è stato anche un pochettino il rischio di questo film, che credo abbiamo fatto bene a compiere. Di solito il cinema italiano, anche nei suoi bei film, con la critica tende a dire rarefatto, algido, atmosfere sottili. Cioè qua il rischio invece era andare un pochettino, cioè un personaggio il cui soprannome è Rigoletto, cioè un personaggio di opera che appunto tenoreggia, bisognava rischiare un pochettino, e noi questo rischio l'abbiamo preso anche a costo di farci dire qualche pizzicatina di esasperazione. Ce la siamo presa sicuri che così facendo avremmo fatto quello che Piero Chiara avrebbe voluto si facesse. Poi tra l'altro è anche un pochettino più difficile, perché fuori di togliere non è difficile, diciamo la verità, cioè uno toglie, non succede quasi niente, invece qua abbiamo messo in tutti i caratteri cose e quindi l'abbiamo fatto e per Piero Chiara e per il divertimento dello spettatore in questo caso, di voi. Devo dire, ho trovato veramente un film, mi spiace che non è qua con noi, un attore straordinario, io ho avuto un sacco di scene in sesso con lui, posso dire? Sono trovata benissimo, non è facile, era la prima volta. Era figlio, meno male, ecco qua, ci sosterrai nella conversazione. E, però devo dire, il lavoro che hai fatto con Francesco Pannofino è secondo me qualcosa di straordinario, non l'avevo mai visto così Francesco, leggero, sembrava il ballerino della Carlucci di Ballagro con le stelle, si è divertito anche lui, e immagino vi divertirete anche voi quando poi lo vedrete, perché diciamo gli ha dato un'anima assolutamente perfetta per quella parte. Poi, ambientandolo a Luino, non c'era niente da fare, Tognazzi saltava agli occhi, però Pannofino veramente è stato straordinario, davvero. Non davvero la tua prova. Qualche domanda? Qualcuno? Prego. Io mi chiamo Maurizio. Ciao. E a Giulio voglio fare due domande, se sembrano logiche oppure no. Nella tua carriera credo che abbia vinto più di un premio Oscar o due. E voglio sapere, allora, Aria, io vedo i film che fanno in televisione, diciamo, e lasciano lo spazio a attori diciamo che non si conoscono e poi vengono nelle librerie a presentare il loro libro. Allora, tu che hai fatto parecchi film, pensi di fermarti o andare avanti e lasciare lo spazio ai nuovi attori? Grazie, ti ringrazio per la domanda. Ma Oscar, so che hai sbagliato, lo dico. Ho vinto altri premi, l'Oscar ancora no, però lo prendo come un buon segno. Sì. Perché poi uno dei personaggi che mi piacciono di più nella letteratura mondiale è quello che shakespearianamente si chiama il fool, senza sapere dove e come c'entrava delle grandi verità. E quindi mi auguro che sia presagio il tuo vaticinio. Se mi fermo, non mi posso fermare, perché A, tengo famiglia, B, a 50 anni ormai, cioè, siamo ragazzi, eppure e comunque, anche se non dovessi, per ragioni diciamo strettamente familiari, vincere Superenalotto, non mi fermerei lo stesso, perché è la mia passione fare cinema, e quindi... Detto questo, spero che domani vedrete i volti nuovi da questa libreria, quelli cioè, mi auguro che vengano anche delle altre. Perché
adesso, adesso. Forse devi lasciare spazio però anche alla sua domanda, se mi permetti. Ho visto che c'era un altro. Sì, grazie. Una cosa, per quanto riguarda il primo, visto che ci sono le parti in diretti, forse potete mangiare un vino, un vino reale oppure tutto. Grazie, sì, dunque, c'è, effettivamente c'è la prima scena e l'ultima scena, una specie di cornice, mi sono permesso di inventare, è una unica piccola vera invenzione rispetto al romanzo, sì, queste due comari che parlano in luinese stretto, tanto è vero che in sala, e penso anche nel DVD è sottotitolato perché è proprio difficilmente comprensibile. E devo dire che effettivamente poi quasi anche tutte le critiche è stato citato come un momento molto buono, perché da subito ti proietti in quel territorio, in quella lingua, in quel mondo. La lingua poi non è soltanto espressione di così diversa di modo di dire, è cultura nel senso che se una tradizione, un uso fa sì che quella cosa venga detta in quel modo, vuol dire che quel popolo interpreta i pensieri della propria mente in quel modo, no? Questa è la filologia del linguaggio, ma e comunque queste due comari parlano luinese, tu lo sai parlare perché Eliana è luinese. No, lo so. Lo sai fare? Però è lituana, dai, luinese. Ecco, l'acqua è per tutte le cose, adesso che un po' il suono non farà più vedere. No, è luinese che è particolare. Esatto, e quindi, però il film è una storia in italiano e abbiamo poi la fortuna di avere Francesco. Queste persone che hanno partecipato al film. L'italiano fra i più belli che c'è, tanto è vero che la voce, lo sapete, del Zewo, eccetera, eccetera, quindi scusa lei. No, ma che scusa, è solo perché queste signore che hanno fatto, diciamo, ci sono tre ruoli, diciamo, tipo un parte, che sono state elette attrici. Quello che non potete immaginare è che nella provincia di Varese sono delle celebrity, chiamate per fare qualunque cosa, molto attive, finiscono sui giornali, intervistate molto spesso, grazie al pretore, e quindi non sono neanche tanto giovani, devo dire la verità, ma questo non importa, hanno come accade oggi, che l'età non esiste più, una nuova carriera. Signore, un secondo. Guardando queste piccole sequenze, queste brevi sequenze del film, ho visto che mi è sembrato che la protagonista sia un po', si assomigli un po' alla grande Stefana Manca, no? Ecco, le volevo chiedere, è un'impressione magari sbagliata mia, o lei nel plasmare la regista, c'era qualcosa che l'ha ispirata, diciamo, queste grandi vive. Avrei visto anche un po' la Stefania Sandretti. Sì, c'è di più. Sì, tutto qui. L'impressione. Grazie. Intanto riferito a Sara Maestri, credo che sarà felicissima di essere stata paragonata a una delle più grandi dive del cinema mondiale. Diciamo che Sara essendo stata, come abbiamo detto, colei la quale si è messa in moto per prima a fare sì che questo romanzo diventasse film, era già presa, cioè era, diciamo, nel pacchetto del film da subito, quindi non l'ho scelta io e sono felicissimo ovviamente che ci sia stata. Sì, qualche somiglianza con la Sandrelli la vedo anch'io, con la Mangano meno, però ho imparato che le somiglianze ognuno le vede in modo suo e sono, diciamo, tutte possibili. Credo che aiuti forse questo suo richiamo l'ambientazione, il costume, il reggicalzi, cioè una determinata cosa che poi qualcuno, la mente, no, lavora un po' per assonanze. Tutti noi, se adesso improvvisamente ci mettessimo, che ne so, zampa d'elefante, anni 70, al basettone, ognuno di noi ricorderebbe qualcuno degli anni 70, perché poi è questo che accade. Credo che
quello che le sia capitato, e comunque non era voluto, non era voluto, e, però riferirlo a Sara sarà molto contento di questo fatto. Ma come sei riuscito a far diventare un po', come dire, spudorate gli anni, che così cioè questo viso angelico è veramente, infatti Eliana, diciamo che avevamo già lavorato insieme e la stimavo, e mi piaceva appunto sconocchiarla, si dice a Roma, cioè destrutturarla, e la prima cosa che mi è venuta in mente è proprio appunto, e vedi che torniamo un po' all'ambientazione del costume, ricostruirla in una specie di Gilda dei paese, si direbbe proprio. E come si direbbe in guinese, e quindi la prima cosa è stata cambiarle la sua pettinatura, prendere questo gran parruccone rosso fiamma e poi farla divertire a essere molto diversa da com'è, questa donna di classe che conosciamo, e farla diventare questa donna di facili costumi. Non solo, ho sfruttato questo po' sua capacità e di conoscere le lingue e di essere a un diverso livello di classe rispetto alle donne di meretricio che pure sono raccontate nel romanzo, che c'erano in quei tempi, e quindi l'abbiamo trasformata come una grandissima maîtresse di classe, parla tedesco, francese, inglese, cioè come se organizzasse un po' dei festini con qualcuno addirittura del terzo Reich, forse a un certo punto dice delle cose in tedesco che io non ho mai capito né voglio sapere cosa ha detto, però io gli suggerivo di dire appunto in tedesco a questi, non so se si chiamassero gerarchi anche loro, insomma, questi SS, che c'era arrivata la ragazzetta fresca e che quindi lei era pronta a dargliela in pasto, quindi l'abbiamo trasformata pur facendola rimanere poi per certi versi un po' classico. Beh, io devo dire, diciamo, da un punto di vista proprio professionale o carriera, non so, professionale, se posso, diciamo, chiudere gli occhi e esprimere il mio desiderio, è quello di non fare mai me stessa, e oggi come oggi, meno che meno, ma proprio fare sempre quanto più diverso, lontano, è assurdo io possa fare, perché mi diverte molto, molto di più. Anche quando poi non è così divertente, perché comunque nella preparazione di questo personaggio, diciamo, c'è stato un viaggio da fare, e Giulio, diciamo, sapeva che io avevo fatto il viaggio, ma sapeva che a quel punto non ce ne fregava più niente del viaggio. Era come quello che va in scena un po' tipo circo, calcio nel sedere e Eliana vai, tranquilla ci sono io, domatore di leoni, e tu a quel punto devi dargli, diciamo, il tuo massimo, quello che hai da dare, quello che c'è da dare, perché poi era un personaggio veramente troppo bello e sono troppo felice di averlo fatto. Con Giulio ero tranquilla, nel senso che sapevo che mi voleva al meglio e quindi potevo andare. Quando Fino si è comportato bene anche sotto le lenzuola, e vi giuro che anche quello è stato un viaggio. Faceva così con la mano, io dico mamma mia, e invece poi sotto le lenzuola è buono. È tutto fuori, però insomma è stato divertente, perché diciamo questi ruoli normalmente la carriera delle attrici capitano quando sono molto più giovani, a me invece mi è capitato da grande, quindi spero di continuare così, insomma. Buon auspicio. Grazie a tutti. Posso dire solo una cosa più lunga? Si vede che non ho il mestiere un altro. No. Rivedendo il film, rileggendo il libro, ascoltando quello due, mi sono accorto una cosa, perché poi non la libreria ti viene anche in mente. C'è un famoso libro di Elsa Morante che dice Il mondo salvato dai ragazzini. Io credo che, soprattutto in questo paese, finché ci saranno storie da raccontare, grandi registi ed attori e grandi attrici, e modestissimi cronisti di politica, questo paese avrà un futuro. Quando smetteremo di sognare grazie alle storie, vuol dire che avremo un problema serio. Bravo. Giulia, te l'hai chiusa, no?
no, no, questa è la tua. No, 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 è insuperabile. Questa è la tua chiusura. Primo testo. Il professor Scarafia voleva far dire due parole. Poi. Prego. Che onore, grazie. Mio. È stato più interessante, è stato un esperimento, no? Quello di confrontarsi con il clima della dittatura e addirittura la dittatura di provincia, no? Che assume subito toni caricaturali, e anche ridare vita a una scrittura come quella di Chiara, che è così concreta ma così anche calata nel tempo. Quindi direi che è un esperimento riuscito. Grazie. Molti libri di Scarafia per prepararmi per il mio personaggio, perché lui è uno dei massimi esperti italiani di Cocotte. Scusate, ma se lo conoscete sono deliziosi i suoi romanzi. Ultima parola. Ma sai, ho rifatto una chiusa bellissima. Il professore ci ha deliziato con la sua gioiello, io direi. Continuate a gustare le cose belle della vita. Il Vanghetta, che è il protagonista di questo libro, e il cui nome non è caso, ricordiamolo, perché per Chiara aveva due significati. Uno, nello scavare nel territorio femminile, e lui non riusciva mai ad arrivare alla fine. E uno purtroppo era, si chiamava così, piccolo ago da puntura che si usava allora per combattere la sifilide, si chiamava la vanghetta, quindi questo l'ho scoperto appunto nei meridiani, nello scavare, in alcune note di Pontigia, pensa che quarte di copertina che c'erano, il suo editor era Sereni, cioè parliamo di una letteratura di altissimo livello, nonostante sia un personaggio a raccontarlo negativo, no? Però ha qualcosa di bello, come molti personaggi negativi del Chiara, e io credo come tutti noi, che perfetti non siamo. Amare la vita, gli piaceva mangiare il latte, le donne, gli amici. Ecco, io credo che è una delle cose per le quali davvero credo valga la pena vivere, stanno qua dentro la musica, le parti, i dischi, i libri, è pieno, i film e qualche amico intorno.